Divertente, divertente perché eravamo a Pelago, quindi nei dintorni di Firenze, e oltre ad essere un film leggero, quindi anche più facile, come dire, le note erano, per quanto non fosse un film comico, però era un film leggero, un po' malinconico a tratti, ma insomma sicuramente diverso da quello che avevo fatto prima. Ma poi eravamo tutti insieme, tipo famiglia di teatro, tutti nello stesso posto, mangiare benissimo, perché poi in Toscana si mangia divinamente, e quindi è stata proprio nel complesso tutta un'esperienza culinaria nella finzione e nella verità assolutamente straordinaria. Sì. Anzi, le cose cucinate sul set, anche se erano gestite, sì, venivano usate. Anche se gestite da uno chef di Michelin, con non so quante stelle Michelin, in realtà non era così buono come il cibo che ho mangiato a Firenze. Cucini Mi normalmente. diletto, alcune cose le so fare, altre no. Ma com'è andata che hai scelto la Toscana e poi una zona fuori da tutte le rotte, diciamo? Perché Qua c'è Emanuele lo zampino di mio marito. però è campano È Emanuele, no? campano, ma ha studiato e vissuto a Siena e lavorato a Siena per tantissimi anni, quindi tanti contatti a Siena e non solo, in tutta la Toscana. E di ritorno da un viaggio in Sardegna, ma eravamo più che altro lì di passaggio, ci siamo fermati ad Arcidosso, dove credo ci sia vabbè, in tutta la Toscana una grossa tradizione di basket, ma lì alcuni suoi vecchi compagni anche di corso si erano trasferiti, eravamo così andati a salutarli e per puro caso abbiamo fatto un giro tra le agenzie immobiliari, cercavamo casa all'epoca, avevamo già girato un pochino in altre zone, sai cos'è? Ci siamo innamorati di un casolare che era lì. Poi dopo ho scoperto di avere dei vicini illustri, Laura tra Morante, Laura che ha abitato Morante, la casa della Camilleri. sua infanzia. Sì, Camilleri abitava lì, non so, credo ci sia anche non lontano Cristiana Capotondi, insomma ho scoperto di essere insomma, Duce Francesco Falaschi, Francesco immagino. Falaschi, che tra l'altro ho incontrato varie volte. Sì, anzi mi ha scritto ieri Ma l'altro, mi dai, sa. Sì. cavolo, È caro amico lui. dolcissimo, spero anche di lavorarci insieme perché c'è una cosa che dovremmo fare insieme a Sarebbe breve. fantastico. Sì, ma che persona straordinaria. E quindi così. Sì, Quindi hai scoperto la Toscana, hai scoperto Pelago poi durante le riprese del film e stai per invece girare o forse hai già girato con Sydney Sibilia? ho Hai già girato con Sydney, girato sì. e puoi dire qualche cosa di questo Pochino, progetto? pochino. Sicuramente c'è chi la conosce, la storia di Mixed by Harry. Storia di plagio, sui diritti d'autore musicali, ma insomma chi se la ricorda, è stato un episodio di cronaca. Tre fratelli napoletani avevano creato un marchio di falso tutto originale, per cui addirittura, come dire, si chiamavano Mixed by Harry perché creavano delle compilation rubando chiaramente le canzoni dai legittimi proprietari, rivendendole e allertando i consumatori di non comprare compilation che fossero diverse dal loro marchio. Una cosa, solo un napoletano potrebbe pensare una cosa così. E insomma io faccio di nuovo una mamma, sono la loro mamma, però forse più di questo non so se posso dire, però E il molto titolo del divertente. film è? Ok. Mixed by Harry, che si pronuncia proprio così, Mixed, perché all'epoca Certo. non si sapeva che si doveva dire Mixed. Mentre la tua pronuncia è perfetta, gli anni di Londra hanno forgiato una personalità anche, perché poi ogni tanto dici come si dice in italiano e hai qualità British, tipo la puntualità. E il tè. Cosa ti ha dato il tè anche? Cosa ti ha dato la Gran Bretagna, questa formazione? La Gran Bretagna mi ha dato tutto. Sono felicissima di essere una napoletana a Londra, di essere stata una napoletana a Londra, perché così come mi porto il bagaglio culturale di una tradizione lunghissima, teatrale, e volendo estendendosi anche cinematografica, perché voglio dire, cresci con i miti non soltanto napoletani, ma anche romani, se uno vuole citare anche soltanto Fellini, ma io
penso a De Sica, penso a tutta la storia che a 20 anni mi sono portata in questa megalopoli. Sono contenta perché ha trovato espressione in un metodo completamente diverso dal mio, in un modo di vedere l'arte recitativa diverso dalla tradizione. A Londra io volevo cominciare da Shakespeare, volevo cominciare da quello che credevo fosse l'ABC del teatro. Ahimè, bisogna per forza concederglielo agli inglesi. Il tè e Shakespeare sono una cosa solo loro. E devo tantissimo alla formazione britannica che mi ha insegnato ad essere chi sono, professionalmente come donna. Come ti definiresti? Come ti definiresti? Come racconteresti chi sei? Una serie di errori scelti personalmente, valutati, attraversati, corretti, la possibilità di sbagliare che in Gran Bretagna ti danno durante la tua formazione è qualcosa di preziosissimo, e di non aver paura di quell'errore, perché nell'errore sta la costruzione poi del capolavoro. C'è un errore che ti ricordi della tua vita? Oh, ce ne sono una marea, una marea. Ma ciò di cui sei particolarmente fiera, perché poi per esempio, ecco, mi ha colpito, tu, ci siamo innamorati di te anche in Gomorra, un ruolo molto forte, molto bello, tra l'altro diventavi la donna più importante, perché era andata via donna Imma, quindi insomma c'eri tu, e poi però hai deciso tu di tirartene fuori. Sì. Sì. Credo che sia artisticamente che professionalmente il percorso lo facciano i no, ancora più dei sì. Il sì è un'occasione presa, ovviamente, ed è tutto ciò che viene, c'è sempre qualcosa di buono. Ci vuole più forza, secondo me, a saper dire di no, e quindi a saper, è come prendere un pezzo di marmo e cominciare a togliere pezzi. Quando li togli, allora poi... Però perché volevi togliere questo monumento, diciamo? Ma forse dopo 3 stagioni io sentivo che artisticamente non avevo più granché da dire, bisognava chiudere l'arco narrativo del personaggio. E poi era anche per lasciare spazio ad altro, per poter dire altri sì da altre parti. Se non avessi detto no a Gomorra, non avrei mai potuto girare il film di Mario, perché si sono a un certo punto accavallate. E quindi bisogna correre anche questo rischio. In più c'è da dire che forse il mio corpo e anche il mio strumento emotivo di espressione artistica si erano saturati di tutta una serie di anche dolori, le location dove giravamo, gli orari difficili, ero parecchio stanca, e quindi ho detto... E hai avuto un tocco, diciamo, un contatto con il cinema internazionale, con il film su La Santa Cabrini, sì, che è una storia che noi non conosciamo in realtà in Italia, e con un regista che è latinoamericano, se non... Sì, è messicano. E dove avete girato e come l'hai trovato questo personaggio? Conoscevo un po' la storia di Cabrini, poco, però sapevo chi era. Interpretare Cabrini è stato difficilissimo, nel senso che ci ho messo tutto quello che avevo. È stata un percorso lunghissimo, iniziato dal momento in cui mi hanno considerata per la parte e poi dopo pochissimi giorni me l'hanno data. Il mio percorso di ricerca è iniziato immediatamente per capire chi fosse questa donna prima ancora di essere una suora. Io ho scoperto un pezzo della storia italiana, sicuramente era nipote di De Pretis, per dire, nonostante lei fosse una cattolica convinta, si trovava in una situazione, direi, anche di privilegio culturale e di contrasto, volendo, in un periodo particolare della nostra storia, con una quantità di migranti, un tema così attuale poi, che toccava dei picchi, ha toccato dei picchi in quel periodo storico altissimi.
ma non solo della nostra storia, anche di quella americana, al punto che oggi si discute, alcuni stati discutono se cambiare o meno il giorno il Columbus Day nel Cabrini Day, perché Francesca Saverio Cabrini è considerata una delle fondatrici di New York, una delle donne fondatrici di New York, per il suo operato nei confronti degli immigrati, non solo italiani. Ha costruito in giro per il mondo, non so se non sbaglio, più di 60 istituzioni tra orfanotrofi, scuole, ospedali. Il Columbus Hospital, che si trova a New York, è suo, lo ha fondato lei. Quindi ho scoperto delle cose che non sapevo. Uscirà in Italia? Sì, uscirà in Italia. Non so quando, ma uscirà assolutamente. E quindi una santa, una diciamo che traffica con la criminalità organizzata, poi una invece contadina che insomma è una ostessa innamorata, sì. Cosa ti manca? Un uomo probabilmente. E, senti, c'è un esercito della nazione che si chiama Luce, che è dedicato ai temi di inclusività, rispetto delle donne. Quanta strada è stata fatta, quanta va fatta, cosa ti fa bestialire nello sguardo dell'uomo verso la donna, per esempio? Oggi ci troviamo in una situazione estremamente in bilico. Noi siamo, come dire, non vorrei dire vittime, vorrei dire un altro termine, ma comunque l'influenza americana è molto più forte di quello che noi crediamo, nel linguaggio cinematografico come nel vivere quotidiano, dai prodotti che consumiamo, a volte alle idee di cui ci appropriamo. Lo scambio culturale è ormai, bisogna per forza ammetterlo, è mondiale. Probabilmente il Covid lo ha dimostrato, non esistono frontiere di nessun genere, anche se noi le mettiamo, anche se alziamo muri. Viviamo in una situazione molto difficile e delicata, perché l'ultimo ruling, l'ultima decisione del tribunale in Texas, che ha capovolto le sorti delle donne nello stato texano per il diritto all'aborto, non è da poco, assolutamente non è da poco, è una goccia, ma il mondo intero, non è solo l'Italia, il mondo intero assolutamente, qualsiasi donna che soffre, nessuna donna, non chi era che lo diceva, non era la HAC, assolutamente no, non ricordo di chi era questa citazione, ma nessuna donna sarà veramente libera finché non lo saranno tutte. Grazie. Ti ringrazio moltissimo. Avrei chiacchierato ancora per ore, sì. Eh sì. Ecco.